Eccoci qui amici di Svapo Family, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire Personal Box and Emerald Box di Laboratory Mode. Eccoci qui ragazzi, andiamo adesso a vedere la nostra Laboratory Mode da vicino. Scatola Laboratory Mode, nera con logo Laboratory Mode e scritta Laboratory Mode, una scatola molto semplice. Andiamo adesso ad aprirla e vediamo all'interno cosa c'è. Abbiamo un certificato di autenticità, scritta Emerald, materiale resina Tug, numero di serie 5200, data 08/09/2017 e firma del modder. Andiamo adesso a vedere il nostro prodotto. Eccola qui la nostra Emerald. Ragazzi, la box è fatta in resina, una resina color verde smeraldo trasparente con teschi incisi sia sullo sportellino che sulla scocca. Andiamo adesso a vedere l'interno della box. Abbiamo una boccettina super soft in dotazione. In più abbiamo lamelle placcate argento, sia la lamella del negativo che la lamella del positivo, tazza da Vinci Mod ultimo modello. Tastino sempre in resina e vedete c'è anche una corsa molto breve. Detto ciò, andiamo a vedere adesso la nostra Personal Box. Come vedete si presenta diversamente rispetto alla Emerald, che si presenta in una scatola, questa qui in un sacchettino. Abbiamo qui il certificato di autenticità, Laboratory Mode, certificato di autenticità, modello Personal Box, materiale resina black, numero seriale 2D50. Info laboratorymod@gmail.com e la scritta Michele Manno, che è il modder. Beh ragazzi, detto ciò, andiamo a vedere la nostra Personal Box. Io sono Stefano Porcelli, per chi non lo sa, sta scritto anche sulla box. Detto ciò, andiamo a vedere la box da vicino. Abbiamo la scritta Stefano Porcelli, voi potete aggiungere qualsiasi altra scritta che vi piace, qualsiasi colore che vi piace. Questo è il mio segno zodiacale, il Capricorno, tazza da Vinci Mod e questo è il mio anno di nascita, anno 93. E qui abbiamo il design della Personal Box. In questo caso io l'ho scelta verde, ma voi potete scegliere tra tantissimi colori. La box è dipinta a mano, incisa e poi successivamente dipinta a mano. Internamente abbiamo sempre una super soft. E il sistema è identico a quello dell'Emerald, quindi è inutile che vi ripeto il sistema, che è uguale a quello dell'Emerald. Detto ciò, andiamo a provarla e andiamo a recensirla. Dopo aver visto la Personal Box da vicino e l'Emerald da vicino, andiamo a provarle ed infine andrò ad esprimere il mio giudizio personale. Detto ciò ragazzi, andiamo prima a provare l'Emerald. Allora ragazzi, come vi dicevo, l'Emerald esteticamente è molto bella, mi piace tantissimo, i colori sono molto vivaci, parliamo di comunque una box in resina, trasparente, con teschi neri, e la cosa che a me più mi ha colpito è proprio questa cosa di che la resina è trasparente, vedete, molto carina esteticamente. Parliamo della funzionalità di questa box. Le lamelle sono placcate argento, la tazza è una Da Vinci Mod ultimo modello, alloggia una silk e in dotazione esce una super soft. Io ritengo sia la Personal Box che l'Emerald, che comunque sono identiche, cambia solo la scocca esterna, box tranquille, box per entry level, perché comunque il prezzo è veramente molto basso, sono box che funzionano bene. Ho avuto problemi inizialmente con la Personal, perché comunque mi faceva inizialmente qualche arco voltaico, e ho parlato con Miki Labor, che è il creatore di Personal Box e di Emerald e nonché fondatore di Laboratory Mod, e mi ha dato alcune dritte su come sistemare la mia Personal per quanto riguarda gli archi voltaici. Detto ciò, andiamo a provare la Personal Box, che ho un gun, una resistenza da 0,12 ohm. Andiamo a provarla. Vedete, comunque la box è reattiva, funziona bene. Andiamo a fare la prova di svapo. Thank you.
ragazzi, come avete visto, di vapore ne fa tantissimo. Dicevo, anche questa qui porta lamelle in argento e tazza da Vinci. Ho risolto il problema degli archi voltaici piegando leggermente la lamella verso il pin e adesso non ho nessun problema. Inizialmente avevo questi problemi, quindi non so se voi già avete una personal box e avete riscontrato questo problema, andate a piegare leggermente la lamella verso il pin e il problema svanisce. Detto ciò, questa qui è davvero molto bella perché comunque porta il mio nome, il mio segno zodiacale e l'anno di nascita. Questa box la potete richiedere in tutti i colori che volete, potete scrivere qualsiasi cosa qui, potete mettere qualsiasi simbolo qui e qualsiasi numero sul tastino. Quindi è una cosa nuova in questo ambito, nell'ambito dello svapo, è una cosa veramente innovativa, è una cosa carina. La box non costa nulla, costa quasi 130 euro, il prezzo è veramente ridotto. Per quanto riguarda rapporto qualità-prezzo, è un buon rapporto qualità-prezzo. Detto ciò, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli! Ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciateci un like, iscrivetevi al canale Svapo Family Channel, al gruppo Facebook Svapo Family Group, lasciate un like alla pagina Svapo Family Page e iscrivetevi ad Instagram Svapo Family Official. Se la Personal Box e l'Emerald Box vi è piaciuta, lasciate un like alla pagina Laboratory Mode. Ci vediamo in un prossimo video, sempre con un prodotto Laboratory Mode. Ciao belli!